Ciao raga, buona giornata. Oggi vediamo lo skateboard come mezzo di trasporto. Allora raga, questo è uno skateboard da trick. La forma è molto dritta, sembra un ghiacciolo, in inglese popsicle, e la caratteristica principale sono le ruote. Le ruote sono dure, quindi questo tipo di ruota va bene in skatepark oppure su superfici lisce. Però il problema è che se hai una strada o un flat, una superficie ruvida, ahimè, questo skateboard fa fatica. Una soluzione può essere quella di cambiare le ruote e mettere delle ruote più morbide, però non credo sia quella corretta. Perché non è quella corretta? Il problema è che se cambi questa ruota e metti una ruota più grande, la ruota toccherà la tavola e ti cambia la geometria, quindi la sterzata è un po' differente e non va bene. Quindi qual è il mio consiglio? Devi stare su un cruiser. I cruiser sono queste tavole con le forme differenti, più strane, con ruote molto morbide. Queste ruote hanno un battistrada largo che ti permette una maggiore stabilità. La morbidezza della ruota ti permette di andare su qualunque tipo di superficie. In poche parole, con queste tavole, i cruiser, vai dove vuoi e non cadi. Ma qual è il cruiser giusto per me? Nel canale trovi altri video più dettagliati dove ti spiego nel dettaglio il cruiser giusto per te. Però brevemente ti spiego come scegliere. Scegli sempre il cruiser in base alla lunghezza. Se il tuo piede è più largo, la lunghezza deve essere più alta. Se hai un 44, per esempio, tra il 30 e il 33 pollici. Tieni sempre a mente il peso. Scegli un cruiser più piccolo se lo devi portare tanto a mano. Ad esempio, se vai all'università, se vai a scuola, devi prendere la metro. Scegli un cruiser più lungo se invece devi fare tanta strada. Adesso ti faccio vedere i due differenti tipi di ruote su strada, come girano. Una ruota da cruiser, come vedi, su un asfalto brutto va senza problemi, appunto perché la ruota è morbida. Invece questa è una ruota di uno skateboard da trick normale e fa parecchia fatica perché la ruota è molto dura. Nello skatepark invece la ruota da cruiser morbida sarà molto lenta e quindi non indicata. La ruota dello skateboard da trick invece, essendo dura e veloce, è ottima in skatepark oppure su superfici lisce. Raga, spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato d'aiuto. Se pensi che possa servire ad un amico, faglielo vedere. Se ti piace, ricordati di mettere like e di iscriverti. Ciao ciao!